Ok, dovreste vederla. Allora, andiamo avanti rispetto a quello che ci eravamo detti prima. Vediamo a questo punto alcune strutture classiche di programmazione degli SFC. In particolare vedremo strutture di scelta e convergenza, strutture di parallelismo e sincronizzazione, e avremo poi delle strutture tipiche che sono la sincronizzazione locale, un watchdog timer e una struttura di tipo semaforo. Cominciamo, vediamo dove arriviamo oggi. Qualcuno la vediamo adesso, qualcuno magari proviamo a implementarla la prossima volta. Allora, cominciamo a vedere parallelismo e scelta e convergenza. Scelta e convergenza sono delle strutture che possono essere utilizzate sostanzialmente per realizzare i costrutti di tipo if. Ovvero avrò una fase che sarà seguita o preceduta da più transizioni. Qui trovate un esempio, vedete che dalla fase A, per esempio, qui posso passare, se è vera la condizione 1, alla fase B, se è vera la condizione 2, alla fase C, e viceversa. Posso avere due flussi di esecuzione paralleli che vanno avanti per un certo tempo. È arrivato alla fine, ciascuno con la sua condizione tornerà di nuovo nella convergenza al flusso di esecuzione unico dell'SFC. Per definizione, le condizioni che regolano questa scelta devono essere mutuamente esclusive, altrimenti non sarebbe un costrutto if. Questa mutua esclusività può essere garantita in maniera naturale, cioè semplicemente diciamo, scegliendo condizioni che non si verificano mai insieme. Una possibilità potrebbe essere, nel caso dell'esempio che abbiamo visto prima, se è attivo il fine corsa destro, ragionevolmente non sarà mai attivo il fine corsa sinistro, per esempio. Oppure può essere una mutua esclusività imposta, ovvero posso numerare i rami in ordine di priorità e agire sulle condizioni. Per esempio, posso definire condizione 1, poi posso definire not condizione 1, and condizione 2, poi posso definire not condizione 1, not condizione 2, and condizione 3, e così via. Quindi viene eseguita la condizione 1. Se la prima non è vera, vado a vedere la seconda. Se non è vera neanche la seconda, vado a vedere la terza e così via. Ovviamente queste così naturalmente introducono una forma di priorità. In generale, la scelta, come abbiamo detto, viene chiusa naturalmente da una convergenza. Casi particolari di strutture di tipo scelta-convergenza sono il salto o il ciclo di una certa sequenza. Ovvero potrei avere, per dire, una situazione in cui vado avanti, se è vera una certa condizione, eseguo questa sequenza, altrimenti la salto e vado avanti. Oppure potrei dire vado giù, se è vera una condizione di uscita dal ciclo esco, altrimenti torno indietro. Quindi in questo caso sto realizzando dei costrutti di tipo while, praticamente. Ovvero continuo a ciclare questa sequenza finché questa condizione non diventa vera e quindi questa non diventa falsa. Questa è la prima struttura che vediamo, scelta e convergenza. Posso però decidere in certi casi non di scegliere tra più rami, ma di farli eseguire in parallelo. In questo caso avrò una struttura diversa da scelta e convergenza che si chiama quella di parallelismo e sincronizzazione. In questo caso, mentre prima avevo una fase seguita da più transizioni o preceduta da più transizioni, in questo caso avrò una transizione seguita da più fasi. Oppure una transizione preceduta da più fasi. Tipicamente per distinguere tra il parallelismo e la scelta si utilizza un simbolo grafico diverso. In particolare, per il parallelismo utilizzerò una doppia linea orizzontale, e stessa cosa per la sincronizzazione e la convergenza. Fate attenzione che l'errore tipico è mischiare le due cose, cioè fare una scelta chiusa da un parallelismo o chiusa da una convergenza, scusatemi. Fare una scelta chiusa da una sincronizzazione oppure fare un parallelismo chiuso da una convergenza, perché questa cosa è sbagliata? Se faccio una scelta, no? Cioè andrò ad eseguire solo un ramo, l'altro ramo no, quindi non si sincronizzeranno mai le due fasi. Esattamente. Cioè io in questo caso eseguo un solo ramo, arrivo qua, aspetto che tutte le altre fasi a monte di questa transizione siano attive per andare avanti. Queste non si attivano mai perché le condizioni sono mutuamente esclusive e io sono rimasto bloccato. Viceversa, pure qui, io eseguo tutti quanti questi rami.
e in teoria potrei poi avere condizioni mutuamente esclusive all'uscita. Scusatemi, vado PowerPoint, dicevo, qui all'uscita voglio avere condizioni mutuamente esclusive, ma tutti i rami sono attivi, quindi non ho veramente realizzato una scelta. In questo caso avrebbe avuto più senso utilizzare un costrutto di tipo diverso. Però qui, tutto sommato, io riesco comunque ad andare avanti. Qui resto proprio bloccato, se le scelte sono veramente mutuamente esclusive. A questo punto, probabilmente potremmo già vedere un altro esempio. Vediamo se è vero. Aspettate un attimo. Boh, facciamo prima anche... Sì, ma forse possiamo già vedere un altro esempio, mi sembra la cosa più sensata. Quindi torniamo al nostro OpenPLC. Chiudiamo la nostra istanza di debug, che non ci interessa. E apriamoci un altro progetto. Risalvare i cambiamenti. Aspetta. Sì, in realtà li voglio salvare perché voglio tenermi solamente questo programma qui. E apriamo questo. Qui, se non mi sbaglio, ve lo fa un esempio di scelta, non vorrei sbagliare. Ok, qui fa vedere un parallelismo. Ok, questo è un esempio leggermente diverso. Qui non so perché mi si è staccata l'azione, però mi attacchiamo. Allora, che cosa fa questo esempio? Cosa chiedeva? È un distributore di bibite. Ecco qua la specifica. Qui trovate sempre in tutti gli esempi anche il riferimento di dove sono stati presi. Così, se volete andare a vedere un po' più nel dettaglio come è fatta la cosa, magari vi può essere utile. Allora, consideriamo il distributore di bibite in figura, automatico. Cosa deve fare questo distributore? Al solito le specifiche, queste le trovate sul Chiacchio Basile, io le ho solamente prese e le ho messe, le ho rese un po' più sintetiche. Ah, scusate, qui ho fatto c'è un copia e incolla sbagliato, questo era ancora il carrello precedente. Allora, vi recupero le specifiche di questo esempio. Guardate che ve le cerco. Allora, vi dice, gli ingressi della parte di controllo sono il segnale moneta e il segnale aperto. Il segnale moneta dice che è stato introdotto una moneta. Il segnale aperto vi dice che il vano di prelievo è aperto. Ho poi dei segnali di comando, tutti di tipo digitale, cioè leggete booleano. In particolare ho il comando del pistoncino di sopra. Se è acceso il pistoncino va a destra e fa scendere una bibita. Altrimenti, se è spento, ammolla il pistoncino e torna indietro. Poi ho il comando B che fa la stessa cosa per il secondo pistoncino. Posso bloccare il vano di prelievo, posso sbloccare il vano di prelievo. Voglio realizzare l'automatismo in modo che all'inserimento di una moneta venga fatta cadere una sola bibita nel vano e che poi sia possibile prelevarla. Vediamo come si può fare questa cosa. Allora, ragioniamo. Qualcuno vuole provare a indovinare? Può scendere un poco con... Certo, ve lo posso anche rimpicciolire un po' così lo vedete tutto. Si vede? Sì, si vede sì, bene. Sì. Beh, professore, sicuramente c'è una prima fase di quiete in cui diciamo, non è stata eseguita nessuna azione in particolare. Poi penso che la successiva sia dovuta all'inserimento della moneta. Poi una volta inserita la moneta bisogna attivare comunque il meccanismo che preleva la bibita. Sì. E quindi una volta poi attivato il meccanismo diciamo la bibita scende, per cui nel momento in cui è arrivata dentro al vano si può sbloccare il diciamo lo sportello e viene prelevata la bibita, quindi si controlla che lo sportello sia stato aperto e poi una volta controllato che sia stato aperto penso che poi si debba controllare che sia stato chiuso e una volta chiuso si blocca e ricomincia allora. Tutto da capo, credo, non lo so. Va bene, come
Questa è una prima idea, quindi lei dice c'è una prima fase in cui non succede niente, poi arriva la moneta e sblocco la bibita. Sbloccata la bibita, sblocco anche lo sportello. Dopodiché, una volta prelevato prelevata la bibita, ritorno al punto, blocco lo sportello e torno al punto di partenza. In realtà, fate attenzione che aperto è un segnale di... Ok, sì, un segnale di ingresso, c'è ragione, va bene, quindi lo può controllare. Allora, è una possibilità. Tra l'altro, abbastanza ragionevole, cioè le dice, a parte... Bisognerebbe poi dettagliare meglio come viene gestito lo sblocco di questi oggetti, nel senso che io dovrei sbloccare il pistoncino, far cadere la bibita, poi devo richiudere il primo e riaprire il secondo per far scendere la bibita successiva. Ovviamente questo è chiaro il perché, no? Sì, certo. Perché altrimenti potrei, se li sblocco tutti e due insieme, mi scendono tutte le bibite e poi quello che ci ha dato in comodato d'uso la macchinetta non è contento. Quindi devo dettagliare, su quello che ha detto lei, devo dettagliare la gestione di questi due pistoni. Però nel complesso la cosa potrebbe funzionare effettivamente. Cioè io parto, lei a questo punto dice io tengo aperto qui, tengo sbloccato questo oggetto fin tanto che non viene aperto, dopodiché potrebbe fare per esempio un set di questo blocco in maniera da tenere chiuso questo oggetto. Qualcun altro che vuole dare una soluzione diversa? Vabbè, ovviamente deve essere gestito il tutto in muta esclusione, cioè non possono cadere più bibite, altrimenti... Certo, però questo, attenzione, non lo fa in muta esclusione, lo fa in maniera sequenziale. Nel senso che dice, io apro il primo, aspetto che cade la bibita, poi lo chiudo e apro il secondo. Ah, non c'è un'esclusione, questa è una sequenza di azioni. Ah, sì, sì. Prof... l'inizio, vabbè, mi è uguale alla collega, che ovvero sta in fase di stasi, poi inserisce la moneta, si sblocca SB, fa cadere la moneta, si sblocca il portellino, viene presa la bibita, si blocca, sì, il portellino, si richiude SB, si sblocca SA e si riblocca SA e poi torna di nuovo sopra. Ok. Si potrebbero usare azioni di tipo limited per temporizzare l'apertura dei pistoncini. È una possibilità. Potete anche tenere presente una cosa, ad esempio, nella fase iniziale io potrei decidere di voler tenere bloccato questo oggetto. Quindi io posso in questo caso inizializzare una fase di partenza in cui semplicemente tengo bloccato questo oggetto, quindi continuo a tenere bloccato il portellino finché non viene lo sportellino, finché non viene messa una moneta, ad esempio. L'ho messo là. Le azioni di inserimento della moneta e l'apertura della, diciamo, del vano da cui prelevare la bibita possono essere eseguite in parallelo. L'azione di inserimento della moneta e l'apertura del vano, in teoria sì. Allora, premessa, questi sono degli esempi che il Chiacchio Basile fa per farvi vedere come si usano le varie strutture di programmazione. Qualcuno lo vediamo oggi, qualcuno magari lo vediamo anche la prossima volta, perché secondo me sono abbastanza istruttivi. È ovvio che lo stesso problema può avere soluzioni diverse. Cioè io posso decidere di fare questa cosa come un'unica sequenza, oppure, come vediamo adesso nell'esempio di Chiacchio Basile, lui utilizza un costrutto diverso, ma per farvi vedere come funziona il costrutto, fondamentalmente. E la mia domanda è giusto per stimolarvi al ragionamento, cioè a dire questo problema lo potete risolvere così, che fasi mi servono, come le distingo una dall'altra, a che cosa devo fare attenzione, quali possono essere eventuali ambiguità che devo risolvere. Ripeto, io vi faccio le domande non per interrogarvi, in questa fase non mi interessa di vedere se avete imparato a usare gli SFC, perché li abbiamo appena introdotti. Quello che mi interessa è che però iniziate a ragionare sul problema. Quindi sì, diciamo, per rispondere alla sua domanda, la cosa potrebbe essere risolta in maniera diversa, in maniere diverse, e per esempio, secondo me, l'ipotesi della sua collega funziona abbastanza, cioè io faccio scendere la bibita, poi sblocco il portello e poi dopo riblocco tutto e sono sicuro che sono al punto di partenza. Potrei decidere di tenere il portello sempre aperto, per esempio. Magari, ripensandoci, io temporizzerei anche il fatto di tenere il portello aperto,
cioè avere un tempo per prelevare la bibita e poi richiuderlo, perché sennò io potrei tenere il portello aperto e permettere che praticamente non venga mai più bloccato. Certo. Questo poi per esempio potrebbe dipendere da come è fatto il sistema di blocco, nel senso che se io lo tengo aperto magari non lo posso bloccare perché è bloccato con un sistema che funziona solo quando il portello è chiuso, dico per dire. Questo sì. Poi diciamo dipenderebbe dall'effettivo sistema. Comunque, diciamo, per il momento attenendoci alle specifiche, lui appunto vuole che, ovviamente, diciamo che possiamo interpretare in base all'esempio, che poiché esiste un segnale di blocco, lui richiederà che normalmente questo sportello sia bloccato, e su questo siamo tutti d'accordo, penso. Dopodiché lui richiede che la bibita deve cadere e deve essere possibile ovviamente prelevarla, quindi nel momento in cui la bibita viene fatta cadere nel vano qui sotto, devo contemporaneamente sbloccare lo sportello. L'esempio che fa lui, che è una possibile soluzione, ma ripeto, non è l'unica, è questo, ve lo faccio vedere. Lui parte da una fase iniziale in cui dice: io tengo lo sportello bloccato e ci resto sempre finché non viene introdotta una moneta nella macchina. Nel momento in cui viene introdotta una moneta, lui parte con un parallelismo e dice: da un lato sblocco il sistema, lo sportello, e lo tengo sbloccato fin tanto che non viene aperto. Dall'altro lato utilizzo, come diceva un vostro collega, delle azioni limited per gestire la temporizzazione delle varie cose che devo fare. Attenzione, qui l'altro non si era collegata l'azione. Leghiamola. E in particolare dico, per un secondo utilizzo SB, quindi muovo il pistoncino di sotto. Questo. Quindi assumo che in un secondo questa bibita sia caduta. Dopodiché, quando la fase è attiva, lui fa l'esempio per 2 secondi, passo alla fase successiva e attivo l'altro pistoncino che mi fa scendere la bibita successiva. Dopodiché, passati altri 2 secondi, vado in una fase di attesa sostanzialmente. Anche qui sono in una fase di attesa. Una volta che so che tutta questa procedura è stata fatta e quindi sono arrivato qui e dall'altra parte è stato aperto lo sportello e quindi sono arrivato qui, posso risolvere questa convergenza e in questo caso ritornare alla fase di partenza e sbloccare. E ribloccare un'altra volta lo sportello. Una possibile variazione, per esempio, potrebbe essere qui, invece che mettere una fase sempre attiva, mettere not aperto. Ok? Per esempio. Cioè aspettare che lo sportello sia stato chiuso. Però, ripeto, io qui vi ho messo uno semplicemente perché è l'esempio che vi fa il chiacchio basile, quindi l'ho riprodotto così com'è. Notate qui una serie di cose che vi possono essere utili. Prego. Ma non lo vedo io, oppure c'è scritto, non lo capisco, che lo sportellino ha, diciamo, quello che dovrebbe far scendere altre bibite. Sì. È modellato in modo che possano scendere anche quando il B non è chiuso e quindi continuano a scendere all'infinito. E qui, no, nel senso che nella prima fase io muovo il B, lo sto Ok. attivando. Dopodiché questo sportellino si chiude quando questa non è più attiva, abbiamo detto che sono Ah, finito una molla. ok, Quindi limite. dopo un secondo questo si chiude, aspetto un altro secondo per sicurezza, passo nella fase successiva e Ah, attivo ok. quello di sopra che farà scendere una bibita. Dopo un secondo pure questo si chiude e quindi si va a reinserire tra queste due, Ok, perfetto. ricostruendo la situazione di partenza. Grazie Dopodiché mille. vado avanti. Ovviamente anche qui, questo è un esempio, potreste risolverlo in maniera diversa e potrebbe funzionare lo stesso. Potreste anche decidere di utilizzare sensori diversi, per esempio potreste avere una segnalazione che fa partire tutto questo ciclo solamente se ci sono effettivamente bibite nel distributore, dico per dire. E se non lo fa, per dire, magari qui ci potrebbe essere una scelta a monte di questo, in cui io dico, inserisco una moneta, se ci sono bibite svolgo tutta questa sequenza di azioni, se non ci sono vado in un secondo ramo e questa volta faccio una scelta, non un parallelismo, nel quale attivo un LED che specifica che non ci sono bibite e restituisco la moneta, per esempio. Magari dopo un certo tempo, cioè attivo il LED, aspetto che magari se c'è una scelta, chi ha effettuato la scelta scelga una cosa diversa. Se questo tempo non passa, restituisco la bibita, restituisco la moneta e torno al punto di partenza. Per Prof, esempio. Sì.
Si potrebbe pure, per esempio, aggiungere un sensore che fa sì che, qua, che il portello si blocchi solo quando viene ritirata la bibita. Esatto, è una possibilità. Magari potresti avere un sensore di peso nel vano dove cade la bibita che viene disattivato quando non avverte più che c'è qualcosa appoggiato su, per dire. Anche questa è una possibilità. Ovviamente poi tutte queste possibilità vanno valutate anche sulla base dell'impianto effettivo. Ripeto, questo è un esempio che il chiacchio Basile vi fa, io ve l'ho riportato per farvi vedere un costrutto di parallelismo, giusto per farvi un esempio. Dicevo, quello che potete notare sono due cose che possono essere utili, anzi tre. La prima è che potete associare a ciascuna variabile una documentazione. Questo aiuta ancora di più a rendere il codice leggibile. La seconda sono le azioni di tipo limitato. Se le aprite, vedete che consentono di specificare una durata. In realtà, qui poi c'è un errore, che la durata sarebbe specificata con un T maiuscolo. Però potete specificarla in questo modo. Al solito sono di tipo variabile, associate a una specifica variabile. Terza cosa sono queste locazioni di memoria. Qui avete tutte quante variabili locali. Adesso vedete che ciascuna di queste è associata a una locazione di memoria specifica. Queste locazioni sono del tipo che abbiamo introdotto in una delle prime lezioni, quando, diciamo, sullo standard. E in particolare vedete che avete, per lo più, due tipi di variabili. Variabili tipo IX. I sono gli ingressi, X sono variabili booleane. E variabili tipo QX, cioè di uscita ancora booleane. I tre numeri che seguono questa location, come forse vi ho già detto in passato, in questo caso sono due numeri separati da un punto, rappresentano l'effettivo indirizzo di memoria e possono andare da 1 a 99, anzi da 0 a 99 in questo caso, e sono quelli che potrete poi utilizzare, lo vediamo magari la prossima volta, per indirizzare queste variabili in scala BR. In particolare avete un campo offset lì dentro, sia per le variabili tipo coil, sia per le variabili tipo ingresso, e quell'offset corrisponde esattamente al numero che voi mettete qua dentro. Ok? Va bene, grazie. Professore, che cosa ci voleva dire prima sulle istanze di debug? Ah sì, questo è vero, mi sono dimenticato di dirvelo. Per quanto riguarda il programma dell'altra volta, forse lei non c'era, però se vi ricordate, c'era uno dei due programmi non partiva come istanza di debug. Per poterlo, questo perché? Perché voi se cliccate sulla risorsa che vi viene inizializzata in OpenPLC, vedete che in questa risorsa viene realizzato di default un task ciclico a 20 millisecondi, ma potete cambiarlo. E a questo task è associata un'istanza di questo programma. Se io avessi qui un altro programma che voglio istanziare, posso aggiungere un'istanza, associarla per esempio a un task diverso, e posso definire un task, per esempio, che ne so, di tipo interrupt su una certa variabile che posso definire, e posso averla definita a livello di risorsa. Se la definisco, vedete che qui mi dovrebbe comparire una variabile a un certo punto, che dovrà essere booleana, di tipo global, vediamo se riusciamo a vederla, eccola qua, adesso la vedete. Quindi lui riconosce che questa variabile può essere utilizzata per un interrupt e definisce un task di tipo interrupt, cioè event driven, che ha come attributo single, se vi ricordate c'era un attributo single in questo tipo di task, la variabile booleana che gli ho associato, e posso associare a questo task un altro programma, adesso qui è lo stesso, ma potrebbe essere un altro. Ok? Se lo fate così l'esempio gira, tra l'altro. Quello dell'altra volta. Andiamo avanti, torniamo alle slide. Abbiamo ancora un po' di tempo, magari riusciamo a vedere qualche altra cosa. Allora, tutto chiaro fino a qui a proposito? Sì, tutto chiaro. Sì, però. Ok, perfetto. Dicevo, andiamo avanti. Un altro esempio possibile di struttura di programmazione è quella che viene detta sincronizzazione locale. Una sincronizzazione locale può essere utilizzata quando è necessario sincronizzare, come dice il nome stesso, flussi di esecuzione indipendenti. Qui ci viene fatto un esempio. La sequenza a destra, una volta raggiunta questa fase, la F47, deve attendere che la sequenza di sinistra superi la transizione T5.
Come viene realizzata questa cosa? Vediamo. Posso utilizzare due costrutti di parallelismo e convergenza, però in cui il parallelismo viene aperto su un certo flusso di esecuzione e viene chiuso sull'altro. Quindi cosa succede? Il mio flusso qui arriva a 47. Voglio aspettare quest'altro. Che cosa faccio? Qui faccio un parallelismo, continuo a eseguire il flusso normale, in più aggiungo un ramo che mi abilita la transizione alla fase 48. Fate attenzione, devo comunque aggiungere una fase intermedia. Fase intermedia che è necessaria per non avere due transizioni, la T5 e quella a monte della fase 48, che sono praticamente attaccate, senza nessuna fase in mezzo. Questa fase potrebbe in realtà essere, in realtà non ha nessuna transizione associata, non è neanche un'azione, non ha niente di particolare. Semplicemente ci si passa per un ciclo quando è attiva T5, se F47 è attiva vado avanti. Se in realtà F47 non fosse ancora attiva, dovrò comunque attenderla e quindi faccio in maniera che questo ciclo non venga eseguito se comunque non ho eseguito le azioni a monte. È chiaro come funziona la cosa? Sì, prof. Sì. Perfetto. Andiamo avanti. Un'altra possibile struttura classica è quella di un watchdog timer. Watchdog timer sono strutture che vengono utilizzate quando un'azione va eseguita entro un certo tempo prestabilito e se non viene eseguita entro quel tempo prestabilito, la cosa, per esempio, potrebbe causare un problema al sistema e va segnalata opportunamente. Per esempio, lo vedete qui, supponiamo di trovarci nella fase 110. Qui avete un SFC che fa delle cose più o meno complicate, insomma. Quando sono nella fase 110, posso uscirne, in questo caso. Ovvero, che succede? Io parto nella fase 100, facciamo l'analisi completa. Parto nella fase 100 e la transizione viene attivata quando viene attivata la fase 1. Supponiamo che io sappia che l'uscita di questa fase deve essere attiva per un tempo che deve essere inferiore ai 30 secondi, o quantomeno che tutto il ciclo deve durare meno di 30 secondi. Quindi che cosa succede? Aggiungo una scelta a valle di questa seconda fase. Nel primo caso che cosa succede? Se riattivo la fase iniziale entro 30 secondi, qui non so se si vede ma c'è un punto esclamativo, vi sta dicendo se questa è attiva e non sono trascorsi 30 secondi, va tutto bene e torno al punto di partenza. Quando verrà riattivata la fase 1 posso proseguire con l'esecuzione normale. Viceversa, se trascorrono più di 30 secondi, allora devo dare per esempio un allarme. Vado in una seconda fase, do l'allarme, attendo il ripristino, che in questo caso è esplicito, quindi per esempio ho un allarme a insorgenza e rientro. Sorgenza e riconoscimento, scusatemi, e ritorno al punto di partenza. Notate bene, come abbiamo detto prima, che qui le due condizioni sono mutuamente esclusive per imposizione, perché io definisco la seconda come not la prima più un'altra condizione. E di conseguenza, in questo caso, questa è la condizione a priorità massima. Quindi verifico prima questa, se questa non è vera passo all'altra. Terzo esempio, e direi che dopo questo ci possiamo fermare per oggi e magari conserviamo le altre cose per la prossima volta, è quello di un semaforo. Un semaforo può essere utilizzato per rendere due sequenze di esecuzione mutuamente esclusive, ovvero supponiamo di avere due sequenze, diciamo, separate. Queste due sequenze possono essere eseguite solamente, cioè posso eseguire solo una delle due sequenze. Cosa faccio? Supponiamo che venga eseguita S0, è vera la condizione 1, per cui passo in S1, passo in S2 e passo in T2. Questa transizione però compare insieme a un costrutto di convergenza. Questo cosa vuol dire? Che per passare alla T0 deve essere vera non solo la S0 ma anche la S100. S100 è una fase iniziale, quindi viene inizializzata 1. Nel momento in cui è vera la condizione 1, e per esempio assumiamo che sia vera questa fase, a monte di queste potrebbe esserci altro, io passo in S1 e disattivo la fase 100.
eseguo il mio ciclo che ci metterà un tot di tempo. Se nel frattempo si attivasse la fase 20, in questo caso, questa condizione non potrebbe essere, questa transizione non potrebbe essere superata, in quanto non è abilitata per il fatto che, in quanto non è attiva la fase a monte numero 100, ovvero la fase viene disattivata dall'ingresso in questo ciclo e, non essendo attiva, disabilita automaticamente questa transizione che non può essere superata. Al termine di questo ciclo, ho in questo caso, diciamo, un costrutto di due... Qui forse dal grafico non si capisce bene, questa non è una scelta, questo è un parallelismo e questa è una convergenza, perché tutte le fasi a monte devono essere attive. Quindi in questo caso questo parallelismo mi fa continuare l'esecuzione normale, mi riattiva la fase 100 che quindi può essere utilizzata in questa convergenza, non è una sincronizzazione, cioè in questa sincronizzazione, scusate, mi consente di attivare le fasi a valle. È chiaro come funziona questo costrutto? Forse si è fatto un po' di confusione. No, professore, okay. Ma non sono già mutuamente esclusive, perché una richiede condizione 1 e l'altra è il negato. In questo caso sì, è vero, sono già mutuamente esclusive queste due. Però, ripeto, io questa figura l'ho presa da forse dalle slide di Pironti, mi sembra. Però sì, in questo caso sarebbero mutuamente esclusive di per sé. Però attenzione, non fatevi trarre l'inganno. Ovvero, io posso rendere mutuamente esclusivo l'ingresso a questi due cicli. Però se io mi trovassi nella fase S2, nulla vieta che questa condizione può tornare vera. Mi trovate? Sì. Cioè, io potrei entrare qui effettivamente. E queste due sono mutuamente esclusive, siamo d'accordo. Dopodiché da S1 passo in S2, o anche se fossi rimasto in S1 per qualche motivo, nessuno mi garantisce che condizione 1 continui a essere vera, perché ormai la transizione l'ho superata. Ho risposto alla tua domanda? Sì, ho capito adesso. Ok. Bene. A questo punto direi che possiamo fermarci qui con i costrutti di programmazione, che mi sembra che ne abbiamo introdotti abbastanza per oggi. Magari quello che posso fare è farvi vedere un terzo esempio di programmazione che avevamo qui, che è un po' più complicato, e che è la programmazione, sempre su Chiacchio Basile, lo trovate qui forse non c'è il riferimento, ci sta, il 485, è un sistema di parcheggio. Gestione di un parcheggio con delle sbarre automatiche, che vi viene descritto in questo esempio. Anzi, facciamo così: io vi faccio vedere l'esempio, ve lo descrivo, ve lo lascio, ve lo carico anche sul gruppo Teams, magari lo provate a fare voi e la prossima volta vediamo la soluzione insieme. O potete, che entrate anche sul Chiacchio Basile, però come esercizio magari è utile. Sì, prof, meglio, ci alleniamo con queste cose. Allora, prendiamo il sistema, cosa bisogna fare? È un parcheggio a pagamento. Ho una barra composta da due pezzi indipendenti. La barra di sinistra da sola può far passare una motocicletta, un ciclomotore, un motovicolo, insomma. Mentre le due barre insieme sono necessarie per un'automobile. Se gli attuatori non sono alimentati, lui suppone che le due barre si richiudono con un meccanismo a molla. Diciamo, questo è un po' poco verosimile per delle barre di un parcheggio, però diamolo per buono. Sulla sinistra vi è una gettoniera con due feritoie per il passaggio di due monete diverse, una da 1 euro e una da 2 euro, per esempio. E sul pavimento ci sono due placche con delle celle di carico che rilevano la presenza di un motoveicolo, se è attiva solo la placca A, o di un'automobile, se sono attive entrambe. Abbiamo i seguenti segnali di ingresso e uscita. M1 e M2 indicano l'inserimento di una moneta da 1 euro o da 2 euro. A e B indicano la presenza di un veicolo sulla placca A o sulla placca B. S e D sono i segnali che indicano che la barra di sinistra o di destra rispettivamente è chiusa, quindi sono dei fine corsa. Ho poi due segnali di comando, sempre digitali, che sono un segnale S grande che apre la barra di sinistra e un segnale D grande che apre e mantiene aperta la barra di destra. Per far aprire la sola barra di sinistra di un motoveicolo deve essere il motoveicolo deve essere sulla sola placca A e deve essere inserita almeno una moneta da 1 euro. La barriera si richiude quando la placca A viene liberata.
farà quindi entrambe le barre, invece un'automobile deve occuparle entrambe le placche. Devono essere inserite o due monete da un euro oppure una da 2 euro almeno. Dopodiché la barriera si richiude quando non vi è più la presenza dell'auto sulle due placche. Si assume che se un veicolo che si appoggia sulla prima placca A, diciamo, si assume che quando un veicolo si appoggia sulla prima placca A, se non impegna anche la seconda placca entro un secondo, può essere considerato una motocicletta. Se invece la impegna, è considerato un'automobile. Prima di poter andare avanti, devo richiudere entrambe le barre. Quindi devo mettere a zero sostanzialmente i due segnali di S. Ok? Vi lascio l'esempio e la prossima volta lo discutiamo insieme. Va bene, prof. Spengo anche qui la registrazione.